Piazza Sant'Oronzo, nel cuore della città di Lecce, in compagnia di Diomede Stabile. Insieme a lui intraprenderemo un percorso speciale. Perché speciale, Diomede? Speciale perché è un percorso accessibile nella città di Lecce, nel cuore del barocco, finalmente un percorso accessibile a persone con disabilità motorie, dove tranquillamente chi in carrozzina può passeggiare lungo i vicoli della città e ammirare il nostro barocco. Quali saranno le tappe fondamentali di questo tour? Il tour parte dal Duomo, e arriva fino in Piazza Sant'Oronzo, e poi si fa un salto a Teatro Romano, e poi all'Anfiteatro e poi fino a Santa Croce, per ritornare poi su fino al Duomo. Il percorso dura circa 2 ore e quando facciamo queste passeggiate c'è anche una guida turistica che spiega quello che è il barocco a Lecce e dà tutte le informazioni in merito. Iniziamo questo giro? Iniziamo. Au milieu des océans, tempête et marée, tu évines t'échouer. Oh, man, I am just like a lie. Land, I keep in mind. The bone, the bite. Diomede, ci spieghi com'è nata questa idea? L'idea nasce dallo stimolo di Principi Attivi. Era un sogno nel cassetto che io avevo da tempo. Fortunatamente la regione, con il bando di Principi Attivi, mi ha dato la possibilità di poter realizzare questo progetto. E l'idea è quella di poter dare la possibilità ad altre persone di poter vivere la città senza barriere, senza ostacoli, perché organizzare una vacanza per una persona con disabilità è difficoltoso. Lo so per mia esperienza e ogni volta che mi devo spostare devo tener conto di molte cose. Fortunatamente non ho grossissime limitazioni, immaginiamo una persona in carrozzina, quanto è difficile trovare una struttura alberghiera, un campeggio, un ristorante che possa consentire l'accesso, nonostante ancora oggi nel 2010 le barriere devono essere già battute. Purtroppo le barriere da abbattere sono quelle culturali principalmente, da lì si può organizzare poi il tutto e rendere accessibile una struttura. L'idea è quella di fare un censimento sul nostro territorio, di capire quante strutture realmente ci fossero sul territorio accessibili e poterle poi promuovere. È stato il passo più importante, il passo principale del nostro progetto. Abbiamo inviato delle indagini grazie alla collaborazione che abbiamo avuto con l'APT di Lecce. Da lì abbiamo inviato le mail con una scheda di autovalutazione sull'accessibilità delle proprie strutture, che si trova anche sul nostro sito www.accessalento.it. Chiunque ha una struttura alberghiera o ricettiva e volesse capire quanto è accessibile può scaricare sul nostro sito la scheda tecnica e avere poi una nostra visita per valutare l'accessibilità. Noi quello che facciamo, non vogliamo essere direttori tecnici o supervisori sull'accessibilità, ma soltanto valutare l'accessibilità e capire quella struttura se può essere adatta a persone con disabilità. Laddove non è adatta per persone con disabilità, magari è adatta per persone con disabilità alimentari. Allora è organizzata per accogliere persone con problemi di alimentazione, noi la promuoviamo ugualmente. Non per forza deve essere accessibile a persone in carrozzina, magari invece ha dei percorsi tattili ed è adatta a persone con disabilità visive. Insomma, tener conto delle diverse disabilità che ci sono e che fanno parte dell'essere umano e promuoverle, garantendo un'accoglienza alla persona, in modo che si possa vivere la città e la vacanza nella maniera più serena e più tranquilla possibile. Des condamnés, remarque ils ont pas tort quand on voit comment ça tourne sur cette terre où la vie fait le moine. Remarque ils ont pas tort quand on voit comment ça tourne sur cette terre où la vie fait le moine.
Da questo censimento cosa è emerso finora? Dal censimento sono emerse quasi 100 strutture accessibili nel nostro territorio. Abbiamo inviato l'email a più di 1000 strutture, tra cui ristoranti, alberghi, bed and breakfast, campeggi e quant'altro. Abbiamo individuato una ventina di strutture su Lecce, un'altra ventina su Gallipoli, un'altra ventina su Otranto e un'altra ventina su Leuca. Miste, strutture di ogni genere. E in pratica noi abbiamo diviso per zona perché volevamo dare scelta al turista che viene in vacanza in Puglia, o meglio nel Salento, di poter scegliere la meta più amata da parte sua, insomma, dandogli una scelta sulla possibilità di poter usufruire della nostra meravigliosa terra. Queste strutture sono elencate sul vostro sito, si possono vedere? Il sito è quasi terminato e quasi pronto. Stiamo preparando e impaginando una guida turistica, è la prima guida turistica sull'accessibilità qui nel nostro territorio, ma soprattutto anche in Puglia, perché prima di fare le attività di indagini abbiamo cercato di vedere se era stata fatta un'attività del genere, ma non è emerso niente, nel senso che ci sono state fatte delle indagini, ma riguardo però i lidi, riguardo le spiagge accessibili. Anche le spiagge abbiamo individuato delle strutture, dei lidi che sono accessibili con l'ausilio della sedia job. L'APT di Lecce anche qui si è attivata per far usufruire della spiaggia libera a persone con disabilità, mettendo a disposizione delle sedie job di varie associazioni che hanno collaborato su questo progetto, su questa iniziativa di spiaggia per tutti. Quali le spiagge quindi? La maggior parte, quasi tutte, perché partiamo da Torre Chianca andando fino a Leuca, girando poi per Gallipoli e ritornando su. Sono elencate nella guida di Anyway sul sito nostro, nella guida di Città Aperte, e sono anche elencate sul sito dell'APT e sul sito di Viaggiare in Puglia. Dicevi di questa prima guida che verrà presentata tra l'altro a Milano in una occasione importante, quale? Sì, sarà presentata alla BIT Milano, una grande soddisfazione perché proprio l'anno scorso abbiamo presentato l'idea, il progetto, quello che doveva essere poi realizzato. A distanza di un anno, con grandi sacrifici e molto impegno, siamo riusciti a portare e a realizzare questa unica guida turistica. E spero che Anyway diventi un modello, il modello Anyway, che possa essere esportato anche nelle altre province della Puglia, ma non solo, anche fuori. Abbiamo avuto già richieste per questo. Diomede, siamo arrivati alla fine di questo giro, siamo sulle scalinate di Santa Croce, un giro bellissimo sicuramente per tante persone che hanno potuto fare questo giro. Ecco, alla fine vorrei che mi spiegassi come siete riusciti a fare questo lavoro, con quale anche impegno economico che avete affrontato. Beh, il finanziamento di Principi Attivi ci ha dato la possibilità di poter dare l'avvio a questa attività, se vogliamo definirla così, che ricordiamo che noi siamo costituiti come associazione di volontariato, in quanto il nostro obiettivo e il nostro impegno è un impegno etico e morale sicuramente. Perché secondo te gli operatori del settore dovrebbero investire su questo tipo di turismo? Ma il turismo accessibile non è impostato soltanto per le persone con disabilità, perché comunque il turismo accessibile anche a persone anziane, a persone che si trovano in uno stato momentaneo di disabilità, persone con arti ingessate o persone in gravidanza, insomma è un turismo accessibile a tutti, non è un lusso trovare l'accessibilità. Io questo non voglio dire che una persona se ne deve approfittare di rendere accessibile la propria struttura e chiedere un qualcosa in più al turista che viene, questo no, non deve accadere, però volevo far ragionare anche gli operatori del settore in termini economici, che comunque porta un incremento. Riconoscere la Puglia come meta accessibile e tutta l'Italia si sposta verso la Puglia perché è accessibile e porta persone con disabilità di altre regioni qui nel nostro territorio, porta economia, e questo se vogliamo far ragionare in termini economici gli operatori. Grazie Diomede per questa passeggiata speciale. Grazie a voi per l'entusiasmo e l'amplificazione che date a questo progetto, grazie mille.